Scegliere gli infissi è facile con sistema bisacche. Ci tenevo a presentarti il mio nuovo libro. È l'unico libro in Italia che parla di infissi ad un pubblico privato, quindi a chi come te deve acquistare nuovi infissi e non essendo del settore o non essendo un professionista non sa da che parte farsi. E l'ho voluto fare perché ho voluto racchiudere 32 anni di esperienza all'interno di questo libro, scritto con parole veramente semplici che potrebbero capire tutti. L'ho fatto perché noi alla Bisacchi abbiamo un'azienda abbastanza grande e lavoriamo in Romagna. Per lavori importanti ci possiamo spostare anche fuori, ma tutti non riusciamo ad aiutare. Ho ricevuto tantissime telefonate, tantissime email, ma continuamente come faccio ad aiutare tutti? Ho pensato che scrivendo questa cosa, che praticamente è anche molto più pratica di tutti gli articoli che sono sul blog o tutti i video che sono qui su YouTube, perché il libro l'ho diviso in maniera molto logica. All'inizio c'è un caso studio, un'introduzione e un caso studio dove fa vedere ad esempio un lavoro di ristrutturazione, da dove si è partiti e dove si è andato a finire, quindi una cosa molto molto pratica come tutto il libro. Poi si parte con la prima parte del materiale, che è la prima cosa che uno deve fare, scelta del materiale, e poi la parte 2 è la scelta del vetro, cosa che io tengo tantissimo, e il vetro è la parte fondamentale della finestra. Collegato a questi due elementi c'è la posa in opera, perché se scegli un infisso fatto come si deve e lo posi male, le cose non funzionano. Quindi posa in opera, terzo capitolo, terzo macro sezione, e poi ho voluto inserire un po' di regali per chi decide di acquistarlo. Praticamente, capitolo bonus, nel capitolo bonus abbiamo un tema che è la sicurezza, che è un tema molto molto sentito ai giorni d'oggi, e il tema di umidità e condensa, con anche il collegamento aria-azione, come aprire le finestre. In ultimo c'è un altro regalo segreto che ti può aiutare a richiedere i preventivi e smascherare chi non lavora bene. Tutto racchiuso in una maniera, cioè, molto molto pratica e molto semplice nella lettura. Il tutto segue una logica. È un libro che alcune persone che l'hanno letto, che gli è piaciuto, uno mi ha detto se l'hai divorato in 4 ore, dipende un po' dalla velocità di scrittura che uno ha. E l'ho messo disponibile su Amazon perché volevo che tutti potessero acquistarlo, e su Amazon ormai hanno tutti un account, quindi non è un problema mettere la carta di credito. 19,90 euro, e il valore che è all'interno vale almeno 100 o 1000 volte tanto, perché uno che cambia gli infissi spende magari decine di migliaia di euro. 19 euro non sono nulla. Oppure, se uno gli è più comodo, può acquistare anche la versione digitale. La versione digitale è sempre su Amazon per il Kindle, per il Fire. Cos'è la cosa bella del digitale, di là che costa di meno? È la cosa bella che tu puoi fare delle ricerche. Se cerchi certificato, e tac, lui ti viene fuori. Se cerchi basso emissivo, lui ti trova subito la pagina. Cosa che con cartaceo invece devo fare un'orecchia, devo cercare. Però io personalmente, quando prendo libri, li prendo sempre cartacei, perché sono molto analogico e mi piace anche respirarlo, annusarlo e entrare in confidenza con il libro che sto leggendo. In ultimo ti voglio dire che su Amazon trovi già diverse recensioni di chi l'ha già letto, e alcune mi hanno emozionato, sono recensioni veramente belle che mi hanno fatto capire che la mia idea, il mio sogno di poter aiutare a tutti è diventata una cosa concreta e ho fatto bene il mio lavoro. Grazie, ciao e al prossimo video!